più di 7.000 metri quadri di superficie di cemento trasformati in una grande galleria d'arte all'aperto. Col progetto Un ponte oltre i muri, ideato e realizzato dall'associazione territoriale Let's Think in collaborazione con Metro Napoli e col Comune di Napoli, tutta la struttura che sovrasta l'uscita di Chiaiano della metropolitana collinare è stata ricoperta con opere murali raffiguranti soggetti colorati e fantasiosi grazie al contributo volontario di 10 giovani creativi. In questo modo l'aspetto anonimo e alienante dell'infrastruttura di cemento è diventato elemento di bellezza e di identità territoriale. Il ponte di Chiaiano è la cerniera simbolica di congiunzione fra la periferia napoletana e la prima cinta provinciale, una sorta di porta d'accesso alla città lungo la via borbonica che collegava Napoli alla terra di lavoro. Invitato il sindaco De Magistris a inaugurare il nuovo spazio urbano e a scoprire la targa che resterà esposta a richiamare l'attenzione sull'opera che si estende per oltre un centinaio di metri a partire dalla stazione. Il progetto aveva fra gli obiettivi principali quello dell'integrazione sociale. Alla realizzazione dei murales e alla decorazione degli spazi hanno partecipato alcuni giovani minori a rischio con l'autorizzazione del Dipartimento di Giustizia Minorile e i ragazzi diversamente abili delle associazioni Set Me Free e Augurati. La cerimonia di inaugurazione è proseguita con una festa animata da balli popolari e con un concerto pubblico cui hanno preso parte fra gli altri lo storico gruppo dei Zezi, l'ensemble di percussionisti Bidon Villaric e il cantante Antonio.